Per gli amici di pianetaempoli.it e Teleempoli siamo in compagnia graditissima del direttore generale dell'Empoli FC Giuseppe Vitale, con il quale inizierei parlando di questo ottimo momento dell'Empoli che ha ritrovato veramente forma, ha fatto la quadratura del cerchio, insomma sta riniziando a far sognare tutti i tifosi. Si deve vivere giornata per giornata ormai, perché se no sogni poi si parla oggi e poi magari lunedì si possono infrangere. La realtà vera è questa: una squadra che ha fatto 44 punti in casa e fuori casa 11, ora però gli ultimi tre ci hanno dato una grande dose di forza, di entusiasmo. Questa era una squadra giovane che aveva tutte le possibilità, secondo me, ma anche secondo l'allenatore, insomma, secondo noi, di arrivare nei playoff, anche se noi eravamo partiti e siamo contenti perché il nostro obiettivo era mantenere la categoria, però dentro di noi sognavamo di fare playoff. Ora siamo lì, sappiamo che lunedì abbiamo una partita difficile, abbiamo grande entusiasmo e sappiamo anche di essere una squadra forte. Se lunedì avessimo la fortuna di vincere, molto probabilmente ci si può giocare ad armi pari anche con gli altri. Ora siamo troppo indietro e chiaramente quando siamo di rincorsa non si può sbagliare niente. Però direttore, converrà con me che adesso l'entusiasmo potrà giocare un ruolo molto importante nell'ambiente Empoli? È entusiasmo, perché quando hai dei giovani importanti la medicina più importante è l'entusiasmo. Non sono il premio, il regalo, è l'entusiasmo. E Empoli ha dei giocatori veramente sull'entusiasmo che sono importanti. Ricordiamoci, Eder ha fatto 22 gol e detto da lui, non da me, i primi 2 o 3 mesi non è stato Eder. Se fosse stato Eder anche i primi 2 o 3 mesi, forse, però non gli posso fare colpe perché il ragazzo aveva già fatto un grande campionato, c'era già delle squadre di Serie A e per noi è stato quasi un passepartout tenerlo, perché per noi era molto importante. Siamo contenti di quello che si è fatto, sono convintissimo che le grandi platee l'anno prossimo vedranno giocare a altri livelli. Noi bisogna continuare su qual è la strada che l'Empoli ci ha sempre dato e ci ha sempre dato entusiasmo, farlo con i giovani, continuare su questa linea che sono convinto che prima o poi ci riporti anche in Serie A. La partita di lunedì è importante secondo noi anche per far ritornare un po' di gente a questo, in questo Castellani, che purtroppo quest'anno è stato un teatro fin troppo scherno. Sì, anche se chi è venuto ai Castellani si è divertito, perché l'Empoli ha sempre vinto. Speriamo che lunedì sera sicuramente ci sarà molta più gente, però c'è sempre i nostri fedelissimi che non ci hanno mai abbandonato e sono convinto che lunedì con un po' di fortuna potremmo passare una grande serata. Direttore, con la sua presenza non possiamo non parlare di mercato, sono tante le domande che arrivano anche in redazione. Partiamo da tutti quei prestiti che sono in giro, i vari Pozzi, Moro, Piccolo, eccetera, eccetera. Chi di loro si accaserà? Chi di loro potrebbe tornare ad Empoli? No, guarda, è un discorso che si deve fare su due linee. I giocatori hanno giocato in Serie A, la Serie A ha una visibilità incredibile, molto differente dalla Serie B. L'Empoli in Serie B ha 3-4 giocatori importantissimi, da grandi squadre. In Serie A tutti quelli hanno giocato credo che meritino la conferma in Serie A. È chiaro che l'Empoli in tutte le maniere i giocatori pensa di poterli, quei giocatori lì molti saranno riscattati, ma pensa che rimangano tutti in Serie A, perché hanno giocato tutti bene, da Pozzi a Moro. Ha giocato meno partite, ma ha giocato bene anche Lodi, quando ha giocato bene anche Marzolati, che siamo convinti che quei giocatori lì ritroveranno tutti la Serie A. Quindi ci conferma che l'infortunio di Pozzi non ha insomma influenzato le scelte della Samp? No, un giocatore comunque che vada alla Samp, che vada a un'altra squadra, il giocatore ha dimostrato di giocare bene in Serie A, un giocatore forte, Pozzi è un giocatore fortissimo. L'anno scorso non fece bene la parte finale del campionato, però ha trovato la Serie A, ha dovuto aspettare gennaio, però quando è stato chiamato ha fatto benissimo. E di Pozzi che è bravo non lo dice l'Empoli o la Sampdoria, lo dicono anche altri. L'Empoli 2009-2010 ha sfornato secondo noi 3 gioielli su tutti: Fabbrini, la vera novità, Eder, la conferma, e Gabriele Angella. Il loro futuro dove potrebbe essere? Si aspetta, non si può parlare assolutamente. L'Empoli ha tanti giovani importanti e molti bussano alla porta. Da Mori a Dimitri a Tonelli, c'è tanti ragazzi che sono pronti
fa parte dell'Empoli insieme ai Musacci, a Valdifiori, lo stesso portiere sta facendo benissimo l'Empoli e tanti giovani bravi. Che fare una graduatoria sarebbe sbagliato. Infatti ho detto all'inizio che l'Empoli ha 3-4 grandi giocatori da grandi livelli. In questa situazione l'Evan Mecelizze dove si va a collocare? Beh, vediamo, l'Evan Mecelizze è un giocatore dell'Empoli, non è voluto tornare a Palermo, ha un contratto con l'Empoli per altri 2 anni. Abbiamo fatto di tutto per farlo tornare a allenare con noi, ma non è che è con noi, è un ragazzo particolare, non è voluto venire, però il tempo dirà quello che succederà. Chiaramente o ripassa da Empoli, perché è sempre un 90, è un giocatore importante, o se no potrebbe stare anche in attesa che scada il contratto, non lo so, bisogna essere nella testa del ragazzo. Certo. Chiudiamo con questa domanda, io l'avrei voluta evitare onestamente, però già altre testate hanno iniziato a battere alcuni nomi sulla questione allenatore. Sappiamo che mister Campilongo ha un contratto in scadenza a giugno, secondo molti merita la riconferma, secondo altri magari no, si è fatto il nome di Pane, si è fatto il nome di Costa Curta. Lei direttore cosa ci può dire? Ma che sono tutte chiacchiere, perché l'indicazione la dà il presidente Corsi. E il presidente Corsi ha detto che fino al 25 di maggio non si parla di niente, si può vedere qual è il risultato finale per fare dei programmi seri e per vedere anche la situazione economica che si prospetterà. A quel punto il presidente darà un indirizzo e noi ci muoveremo su quell'indirizzo. Le altre sono tutte chiacchiere. Grazie direttore.